E ora con Chiara Prato andiamo a conoscere un'altra realtà, si chiama la Social Street, vediamo di che cosa si tratta. Capita quando l'estate si svuota di sentirsi un po' soli in una città? Sì, molto. Come si combatte questa solitudine? Andando fuori, cercando qualcuno che non c'è nessuno. E quasi siamo abituati alla solitudine come qualcosa di assolutamente normale, e quando le persone si rendono conto che questo non è normale, allora certamente è una bella scoperta questa cosa qui. Io sono felice, ecco, non mi sono sentita sola e non sono neanche 2 mesi che sono qua. La ricetta di Bologna contro la solitudine è la Social Street, una bacheca virtuale, quella dei social network, che unisce, coinvolge e si trasforma in una serie di occasioni concrete e reali di incontro con chi abita a qualche numero civico di distanza e magari non si conosce. Occasioni come questa, un picnic nel parco sotto casa. L'idea è quella di riunirci, stare insieme, socializzare, chiacchierare, conoscerci. Sono molto contenta perché molti giovani vengono a casa mia che vogliono imparare a fare la sfoglia, fare i tortellini. Ma lei ce l'ha Facebook? No, non lo voglio neanche sapere. Come fa a sapere di tutte queste iniziative? Perché le imparo, le leggo dappertutto, me lo dicono. E abbiamo creato delle bacheche reali in alcuni negozi, in alcuni bar. Ovviamente il commerciante ha l'aggancio proprio diretto con il cittadino e questa è stata una cosa fondamentale. Condividere la risposta contro la solitudine degli anziani, delle coppie con bambini, degli studenti lontani da casa. Meno di un anno fa era nata proprio qui una delle prime social street e quello che sembrava solo l'esperimento di Federico che cercava amichetti per suo figlio ha fatto strada, anzi, ha fatto street. Io ormai sono 280 social street in Italia, più di 12.000 persone che ne fanno parte. Probabilmente quel senso di solitudine che avevo avvertito io quasi 9 mesi fa quando ho aperto la prima Via Fondazza era un sentimento diffuso.